sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa. E allora, come state carissimi ascoltatori di questa bella, specialissima, splendida radio, come amo dire sempre io? Io sono Marina Costa e questa è l'ennesima puntata di Curiosando tra le note. Oggi io la chiamerei però così, Curiosando tra le note, ... di Sanremo. E già, io vorrei fare un excursus tra le varie canzoni vincitrice degli anni passati del Festival di Sanremo, quelle che magari abbiamo, come dire, dimenticato. Ad esempio, iniziamo dal 1963. No, non vi preoccupate, poi andremo avanti a saltelli, eh. Nel 1963 un certo Elio Cesari, voi direte Elio Cesari, ma chi è mai sentito nominare? Ma certo, perché all'anagrafe è Elio Cesari, ma tutti noi lo conosciamo come Tony Renis. Tony Renis è nato a Milano il 12 maggio 1938 e tanti auguri al nostro Tony Renis, che è un attore, produttore discografico, musicista, cantante, compositore e chi più ne ha più ne metta. Lui, pensate, nel 1963 vince il Festival di Sanremo con una canzone molto simpatica. Io non so quanti di voi la ricorderanno e quindi io ve la ripropongo molto volentieri, così per soddisfare le nostre curiosità musicali. Quindi Tony Renis, Uno per tutte. Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutte e tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico qua chi, per prima dirà di sì. E mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi, per prima dirà di sì.
ed io li dei di quacchi per prima dirà di sì. Ed io li dei di quacchi per prima dirà di sì. E avete capito il nostro Tony Renis? Mica gliene bastava una, infatti le voleva tutte, uno per tutte. Bene, adesso facciamo un saltino e arriviamo al 1968, quando Roberto Carlos Braga, ma tutti noi lo conosciamo semplicemente come Roberto Carlos, vinceva il Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo. Roberto Carlos, dovete sapere che è un attore e cantante brasiliano. Pensate che è l'artista brasiliano che ha venduto di più in tutto il mondo, anche perché la sua prerogativa è di aver cantato in quasi tutte le lingue del mondo, compreso appunto l'italiano. Bene, dicevo che in coppia con Sergio Endrigo vinceva il Festival di Sanremo 1968 con questa splendida canzone, Canzone per te. La festa appena cominciata è già finita, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, la mia ricchezza, la tua allegria. Perché giurare che sarà l'ultima volta? Il cuore non ti crederà, qualcuno ti darà la mano e con un bacio un'altra storia nascerà. E tu gli dirai che sei felice come non sei stata mai. Ti voglio bene, per questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Sei felice come non sei stata mai. A un'altra io dirò le cose che dicevo a te. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, questo canto e canto te. La solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Ma oggi devo dire che ti voglio bene, per questo canto e canto te. Roberto Carlos con Canzone per te. Bene, facciamo un saltino di 1, 2, 3, 3 anni dal 1968, arriviamo al Festival di Sanremo 1971. Nicola Di Bari, in coppia con Nada Malanima, ma da tutti noi conosciuta semplicemente come Nada, cantano Il cuore è uno zingaro. Beh, però io voglio farvi ascoltare la versione femminile, quella cantata appunto da Nada. È la storia molto interessante, molto realistica, di un, in questo caso, lui che abbandona lei, e poi si rincontrano dopo un anno, lui riprova con lei, ma lei per orgoglio e per ripicca dice no, nonostante lo ami ancora.
A quanti di noi è capitato che per orgoglio diciamo di no nonostante il nostro cuore batta ancora forte per questa persona? Beh, io penso proprio a tanti. Quindi non resta altro che ascoltare Nada. Il cuore è uno zingaro. Soffrivo, gli dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per me si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando. L'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai Ma che bella soddisfazione dire a quello o a quella che ti ha mollato no, questa sera con te non ci vengo, e dirgli la stessa frase che è stata usata per mollare la nostra bella persona. Eh sì, perché noi ci sentiamo sempre belli dentro, anche quando ci mollano e ci sembra che il mondo ci crolli addosso. L'importante è tenere su la nostra autostima. La voce di Nada, questa cantante toscana con Il cuore è uno zingaro. Bene, adesso passiamo da una cantante toscana a una voce emiliana. Lei infatti è nata a Ligonchio, parlo di Iva Zanicchi, infatti viene chiamata l'Aquila di Ligonchio. Lei partecipa, pensate, per ben 11 volte al Festival di Sanremo e mantiene il primato femminile di averlo vinto ben 3 volte, 1967, 1969 e
1974, che è infatti l'anno in questione. Lei vince con Ciao cara, come stai? E quindi ascoltiamo Iva Zanicchi. Insieme agli altri lui perde sempre, ha perso anche con lei. Ladro e poeta, anche in amore, lui no, non cambia mai. Quando la sera tornava a casa, sconfitto più che mai. Lei lo guardava, lui non capiva, pagava solo. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Muore la speranza, è vuota la sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ora sei vinto, tu sarai solo quando ti pentirai. L'ultimo sbaglio piega l'orgoglio, ma è troppo tardi ormai. Senza ragione, senza rancore, cede al destino lui. Ed ogni sera, tornando a casa, parla una sedia ormai. Ciao. La sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Ciao cara, come stai? Lei non risponde più. Ciao cara, come stai? Lei non lo guarda più. Sua stanza. Ciao cara, come stai? Non gli ha creduto più. Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa. Torna sempre insieme, ma per noi due c'è un'altra fine. Adesso la folla tra i colombi che ci osserva, il freddo e i nostri aliti
la nebbia e piangere domenica mattina qui per te che sei bella. Solo una maglietta lasciata sopra il letto in tutta fretta del pianto di domenica mattina qui per te che sei bella. E dopo Ciao cara come stai di Vazzanicchi abbiamo ascoltato immediatamente la canzone vincitrice del 1977, il primo complesso a salire sul podio, sullo scalino più alto del Festival di Sanremo, loro, gli Homo Sapiens, con Bella da morire. E adesso facciamo un saltino all'anno dopo, 1978, un altro gruppo storico della canzone italiana, la vera unica formazione originale dei Matia Bazar, capitanati dalla voce strepitosa di Antonella Ruggero. Loro appunto vincono nel 1978 con E dirsi ciao. Se il sole da lassù di colpo tinge blu di buio e se ne va. E se il mare azzurro ritmo non ha più e onda dopo onda ruberà la spiaggia della mia felicità.
se l'alba spunta, poi anticipando in noi il giorno che verrà. E se una rondine dispersa e sola avrà la forza della sua comunità per continuare il viaggio fino al sud. E poi se il fuoco nel cammino brillerà per sempre con amore e senza età, vuol dire ritrovarci e dirsi Quando si ascoltano queste canzoni, queste voci, questa musica, l'emozione dentro di noi la fa davvero da padrone. E dirsi ciao, Mattia Bazar. E passiamo adesso al vincitore del 1979, un artista nato a Trivero in provincia di Biella, quindi un piemontese doc, Mino Vergnaghi. Non so quanti di voi ricordano questo bravissimo artista. Lui appunto vince nel 1979 con Amare. Male.
l'età